campionati mondiali di orienteering, la location è quella di prestigio, gli ospiti stanno arrivando, gli giornalisti pure, l'atmosfera è elettrica, viviamo assieme questa emozionante conferenza stampa di presentazione. Amici dell'Orienteering, buongiorno, siamo qui oggi in questa prestigiosa sede, io credo che la FISO è onorata di essere qui, credo per la prima volta, andiamo a presentare questi campionati del mondo, però prima un filmato che ci presenta la disciplina dell'Orienteering e ci presenta nello specifico anche i mondiali. Dire che è un mondo che mi incuriosisce, ho anche un attimino studiato la questione, ho chiesto a Mauro, al Presidente, delle quattro discipline, è chiaro quello che uno fa sulla corsa, diciamo, sulla foot competition, è chiaro quello che fa sulla mountain, è chiaro quello che fai sulla trail, che mi sembra una cosa di precisione, dico ma sullo ski come facciamo adesso? A luglio, mi ha detto no, infatti quelle le facciamo d'inverno, a meno che non ci inventiamo un ghiacciaio, appunto, e mi ha levato questa curiosità. Insomma, complimenti, io su queste iniziative sappiate che sia con Giovanni sia con Presidente del CONI, fa piacere averci messo la faccia. Grazie a voi. Mauro Gazzero. Io sono veramente onorato delle opportunità e dell'attenzione che lui da subito ha dimostrato in tempi non sospetti anche prima delle elezioni per le discipline sportive associate. E quindi parafraso un cantante che diceva sono un ragazzo fortunato perché in questo mi sento. Di fatto questo mondiale cade dopo esattamente 30 anni dal primo mondiale organizzato in Italia di sci. Sci orientamento in Val di Non nel 1984. Grazie anche da parte mia. Sono molto agitato di essere qua perché effettivamente già entrare qui ti porta via un po' il fiato, poi in questa sala ancora di più, quindi un grazie da parte mia. E del comitato, quindi un gesto simbolico di consegna. Siete obbligati a lavorare. Io la prendo come un buon auspicio per orientarsi sempre. Giornata dalle emozioni forti oggi qui nella capitale, ce lo raccontano però i diretti interessati, ascoltiamoli. Prima volta la FISO nella casa del CONI. La FISO al CONI, abbiamo avuto questa grande opportunità grazie al presidente Malagò. La Fede, diciamo, ha onorato nel migliore dei modi questa presentazione. Questi mondiali di orienteering presentati nella casa dello sport qui al CONI. Sì, penso che potrà essere una gioia, anche un dovere. È un mondiale, numeri importanti. Oggi un invito speciale ai giornalisti, parlate di orienteering. Sì, oggi non dico di orienteering, come lo direi di altre discipline, insomma, più coinvolgiamo gli sport che fanno parte di tutto il nostro mondo, olimpici o non olimpici, secondo me più facciamo bene il nostro mestiere. Grazie Presidente. Ciao, grazie. E si chiude questa emozionante giornata qui alla Sala Giunta del CONI di Roma e adesso non resta che augurare in bocca al lupo agli atleti che affronteranno WOC, WTOC e 5 giorni